Gossip News Grande Fratello VIP, Luca Onestini ripensa a Sole e il Sorge dopo il reality. Luca Onestini fa una dedica d'amore alla sua ex fidanzata Sole e il Sorge dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 2017. È questo il dubbio che hanno i tantissimi fan spettatori del reality show condotto da Ilaria Blasi dopo aver visto le ultime Instagram stories che l'ex tronista ha postato in queste ore sul web e sui social, dove lo vediamo in compagnia dell'ex concorrente di Amici, Pier Davide Carone. GFB, Luca fa una dedica alla sua ex Soleil e il Sorge. In molti ricorderanno Pier Davide non solo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo in compagnia del grande Lucio Dalla, ma anche per il brano di Notte, che all'epoca della sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi divenne un clamoroso successo arrivando a raggiungere le prime posizioni della classifica. Ebbene, ieri sera Luca Onestini ha partecipato ad una cena a Milano dove era presente anche Pier Davide Carone e ad un certo punto abbiamo visto che ha cominciato ad intonare alcune strofe del brano La Notte. E fa male quando dici che stai male e non sto con te, recita un verso della ballata d'amore cantata da Luca Onestini, che molti fan del GFV hanno considerato una sorta di dedica d'amore che il ragazzo potrebbe aver fatto a Soleil Sorge, la quale l'ha lasciato in diretta dopo appena 3 settimane dall'inizio del reality show di Canale 5 senza dargli una spiegazione logica e plausibile. La scelta di Luca dopo la finale del GFV, un vero e proprio colpo di scena, che aveva lasciato senza parole Luca, il quale dalla casa si preoccupava del fatto che Soleil non si facesse sentire. E in effetti la ragazza fuori dalla casa del GFD era impegnata ad approfondire la conoscenza con Marco Cartassegna, il tronista di Uomini e Donne, che condivise l'esperienza proprio con Luca, e che cercò in tutti i modi di far breccia nel cuore di Soleil Sorge durante la trasmissione. Sta di fatto Luca da quando è uscito dalla casa di Cinecittà ha deciso di non seguire più Soleil sui social. Proprio ieri pomeriggio l'ha defollowata da Instagram e quindi ha dimostrato di voler chiudere definitivamente questo capitolo del suo passato, anche se poi c'è stato il colpo di scena nel momento in cui ha intonato la canzone di Notte ieri sera. E se l'avesse dedicata a Ivana Mazzora,